Buongiorno a tutti e con sincero rammarico che non ho potuto essere presente alla manifestazione, ma ci tenevo tuttavia a dare a tutti quanti voi il benvenuto alla prima edizione del Premio Nazionale Cronache di Mistero Altipiani di Arcinazzo a nome dell'Associazione Culturale Promedia e della Perla Web TV che rappresento e dell'Associazione Culturale Italia Mia che hanno promosso l'evento patrocinato dalla FIUGE, Agenzia per lo Sviluppo del Territorio e del Turismo, dalla Regione Lazio.
Berti, che è la fondatrice e curatrice del sito Due Passi nel Mistero. Ecco, sta arrivando la targa. Sicuramente l'organizzazione, ringrazio te, ringrazio tutte le persone che diciamo collaborano anche con i miei siti e che hanno permesso che diciamo nel tempo dal 2002, da quando ho fondato Due Passi nel Mistero, sia diciamo arrivato ad avere un'estensione molto grande perché siamo quasi a 2 milioni di visite. E quindi è una soddisfazione, anche perché diciamo, non ci sono spinte di alcun genere, ecco, è libero da tutto, è indipendente e quindi si fa per il piacere di fare ricerca, ecco, per cercare di capire le Ecco, cose poi che si è incontrano. nato anche un centro bici Sì, Cinta. l'anno scorso è nato un centro studi che si ricollega ai libri sulla triplice cinta, che è un argomento semisconosciuto qui da noi in In Italia, Italia, infatti. mentre all'estero è anche indagato dagli archeologi. E l'anno scorso è nato questo centro studi al quale aderiscono anche studiosi stranieri, abbiamo anche un indiano, un olandese, due francesi e alcuni ricercatori italiani. È un lavoro grosso di catalogazione di tutti questi esemplari che popolarmente sono noti come gioco del filetto o del mulino, ma che in alcuni contesti rivestono una valenza simbolica. Ed è questa che vogliamo cercare di indagare per capire il motivo, ecco, per Una cui. domanda non capziosa, però penso che interesserà un po' tutti. Abbiamo detto che i simboli sono degli archetipi, no? Antichi come la storia dell'uomo. Quello della triplice cinta quanto è antico? Cioè l'esemplare più antico finora trovato qual è? O qual è l'epoca a cui si possono far risalire? Allora, l'antichità di questo elemento, di questi esemplari, è molto discussa perché se non si fanno ricerche approfondite, si dà per scontato che i più antichi si trovino sul Tempio di Kurna in Egitto, cosa assolutamente da sfatare perché è stato provato, e l'ho scritto anch'io nel mio libro, che questi blocchi sono stati riutilizzati nel corso dei secoli e sono probabilmente medievali, anzi copti, perché all'interno del filetto della triplice cinta c'è una croce copta e quindi risalgono al massimo al VII secolo d.C. Quindi non sono egiziani. Gli esemplari più antichi risalgono alla fine dell'età del ferro, inizio dell'epoca romana. Sono attestati in epoca romana, anche quando li troviamo in contesti rupestri, non sono considerati preistorici perché possono essere stati fatti in varie Ad epoche. esempio Al quelli della Val momento, Camonica che sono anche incisioni. quelli della Val Camonica. Non c'è datazione in quanto nessun archeologo si può spingere alla loro datazione. Sono nettamente diversi dagli altri petroglifi camuni, tanto per dire, però questa ricerca è interessante proprio perché sempre nuove scoperte, nuovi esemplari ci porteranno, diciamo, forse un giorno a retrodatare questa nostra attuale Limite forbice. temporale. Esatto. Senti, siccome siamo qui vicino, l'ultima domanda al volo, e perché l'hai vista, qui vicino sulle mura ciclopiche dell'Atri c'è una triplice cinta che ha dato così la stura a varie ipotesi di Sì. ricerca. Tu l'hai vista, hai avuto modo di studiarla. A quando potrebbe risalire quell'esemplare su questo Ecco, masso? io sono l'ultima persona, diciamo, che può spingersi in datazioni, visto che non lo possono fare gli archeologi. Però diciamo, lo stato di vetustà in cui si trova, che è molto consunta, non è una garanzia o un motivo per poterla considerare
antica, che ne so, secoli prima di Cristo, addirittura, come qualcuno vorrebbe, 16 secoli prima di Cristo. No. Lo stato di consunzione non ci dice nulla, perché abbiamo visto petroglifi in 50 anni ridursi come se ne avessero migliaia. Quindi non si può dire. Io infatti, cioè, prendo atto diciamo degli esemplari, della loro presenza in un determinato contesto, però la datazione è difficile, specialmente se non viene ritrovato un livello, uno strato archeologico che ci permetta incontrovertibilmente di dargli una cronologia. Di poterla datare, perché la pietra non si data. Esatto. Grazie ancora.